Mancano soltanto pochi giorni all'arrivo del Giro di Lombardia in Riva al Lario. Sabato pomeriggio la corsa, che partirà al mattino da Bergamo, arriverà in piazza Cavour dopo le 16.30. Un percorso ben noto, quello che affronteranno i ciclisti, che comprende la scalata di Ghisallo, Muro di Sormano, Civiglio, Valfresca e il traguardo sul lungo lago cittadino. Questa mattina a Milano, nella sede di Regione Lombardia, la presentazione ufficiale della speciale maglia nero-verde dedicata all'indimenticato campione Felice Gimondi, che verrà consegnata al vincitore. Tra gli iscritti spiccano nomi di grandissimo livello. I vincitori delle prime quattro classiche Monumento del 2019, Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Alberto Bettiol e Jakob Fuglsang. In corsa anche i trionfatori di Vuelta e Tour, rispettivamente Primoz Roglic e Egan Bernal. Tra gli altri big del pedale, il due volte vincitore del Lombardia, Vincenzo Nibali, e i migliori delle edizioni 2016 e 2014, Esteban Chaves e Daniel Martin. Nel gruppo anche i due protagonisti della fuga della tappa del Giro d'Italia dello scorso maggio, la Ivrea Como, Dario Cataldo, primo, e Mattia Cattaneo, secondo. E c'è una notizia di giornata che riguarda Richard Carapaz, primo della Corsa Rosa, che potrebbe essere del gruppo, ma l'ufficialità arriverà soltanto nelle prossime ore. Stesso discorso per l'iridato 2018, lo spagnolo Alejandro Valverde. Intanto, per la Gran Fondo in Lombardia, prevista per domenica 13 ottobre, partenza e arrivo a Cantù, sono previsti 2.500 partecipanti, di cui 1.200 dall'estero. Soddisfatti gli organizzatori di RCS Sport per la crescita costante di questo evento.